RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia, buongiorno. Allora, questa mattina già ci siamo occupati di mille argomenti, adesso qualcosa di più leggero con la silent disco. Cosa può essere una silent disco? Ma può esistere una discoteca silenziosa? E soprattutto con tutte le problematiche che nel corso degli ultimi anni, e diciamolo anche nella nostra città, in alcune zone hanno causato frizione tra alcuni locali e magari anche delle persone residenti. Che cosa è stato inventato? Il silent disco, dove ci sono delle persone che ballano silenziosamente. Alla faccia! Ma come hanno potuto inventare una cosa simile? A Cosenza la silent disco, discoteca silenziosa, leggo, quel particolare evento musicale sempre più apprezzato, durante il quale i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso particolari cuffie. Ne parliamo con Rosaria Socurro, che è anche assessore al comune di Cosenza ed è tra le promotrici, insomma, della manifestazione, colei che ha appoggiato l'idea e ha anche manifestato un'importante disponibilità con il suo assessorato. Socurro, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. E insomma, la silent disco è una cosa nuova, immagino. Beh, un particolare coevento musicale che nell'ultimo periodo, devo dire, è anche molto molto apprezzato un po' su tutto il territorio nazionale, in quanto dà la possibilità di ascoltare sì la musica, ma individualmente, non solo avendo la possibilità, quindi non dando fastidio all'esterno, e non solo dando la possibilità a ciascuno di poter scegliere anche la tipologia di musica, perché ci sono più DJ in quel momento che mettono musica diversa, quindi in base anche al colore delle cuffie o comunque alla scelta si può decidere di ballare un tipo di musica piuttosto che un'altra. È una scelta importante che abbiamo voluto come amministrazione appoggiare, in quanto non solo è un modo di aggregare i giovani rispetto con la musica, la musica è così silenziosa, quindi che non dà fastidio, ma nello stesso tempo perché c'è una motivazione anche benefica rispetto a questo progetto, a questa iniziativa che è stata voluta dall'associazione Onlus Giancarlo D'Andrea, quindi una finalità sociale che come amministrazione abbiamo voluto anche appoggiare. Si terrà proprio questo weekend su un tratto di Corso Mazzini, quindi nel centro città, e siamo sicuri che attirerà davvero tanti giovani, anche perché i DJ che partecipano sono di caratura nazionale, c'è tanta attenzione. Beh, cosa fare se non invitare tutti a partecipare, sia per divertirsi e sia per contribuire a una finalità sociale benefica importante. Certo, su quello stavo pensando quanto stia cambiando il mondo. Fino a qualche anno fa, se per esempio parlavi, che so, da solo in macchina e qualcuno ti guardava, un po' ti vergognavi e poi venivi preso per scemo. Invece adesso va da sé che tu abbia il microfonino o stia parlando col Bluetooth, no? Adesso invece entriamo proprio in una nuova dimensione, dove se tu vedi uno che si muove in maniera strana, magari sta ballando e sta ascoltando anche della musica, cambia il mondo, e noi in qualche modo ci moduliamo su questo. Va bene, spero che l'assessore verrà a fare un balletto, poi dopo ci sarà anche la possibilità di scegliere la musica, quindi ci vedremo lì anche con RLB Radioattiva, spero proprio, eh? Certo, come no, quindi ecco, nel pieno rispetto sia dei diversi cittadini, sia nel rispetto di ciascuno di poter scegliere la propria musica, beh, tutti insieme potremmo andare lì e ballare. Va bene, grazie Socurro, alla prossima, una buona grazie giornata. A voi. Buongiorno. Buongiorno.